Buonasera, in questo nuovo video, scusate la voce, ho ancora un po' di influenza, vi volevo accennare ancora a quelle che sono le bugie dei cattolici. Già accennato al fatto del culto di Maria, la Madre di Dio, chiamata, in realtà sappiamo che è Madre di Gesù. Un'altra eresia che si sta diffondendo molto in questi giorni, in questi anni, in campo cattolico, il cosiddetto culto di Padre Pio. Sembra quasi che Padre Pio, visto che vi sono sue statue e gli si portano doni, offerte, sembra quasi che Padre Pio abbia sostituito il Signore. Non dico che non fosse una persona brava, giusta, ma addirittura sostituirlo a Gesù Cristo mi sembra un po' esagerato. E intanto la Chiesa non fa niente per scoraggiare il culto tra il popolo, quindi anzi sembra a volte incoraggiarlo. Diciamo che i preti sanno che ai santi non va reso il culto, infatti loro fanno distinzione tra venerazione e culto, però non informano il popolo e quindi il popolo continua a pregare, a rendere culto alle statue dei santi come se fossero degli dei. Un culto particolare è reso, come ho detto, a Padre Pio, che in questi anni sembra avere sostituito altri santi più antichi. Padre Pio, nel Pantheon, perché così si può definire, il Pantheon dei santi cristiani, dei santi cattolici, è simile al Pantheon degli dei pagani. Padre Pio ha sostituito quasi il Giove romano, quindi è diventato oggetto di culto, di venerazione. Addirittura si crede che Padre Pio possa fare miracoli come il Signore Gesù. Detto questo, sembra quasi una bestemmia. Noi sappiamo che l'unico che può fare miracoli è il Signore Gesù. Quindi, con questo che voglio dire, tutte le persone che portano a Padre Pio regali, che gli fanno offerte, questa è un'usanza ripresa dall'antichità greco-romana, quando si chiedeva una grazia a Dio, alla Dea, e si portavano delle offerte, degli ex voto alla statua. Addirittura Padre Pio è diventato più potente della Madonna. È un culto che si è molto diffuso in ambito popolare, ma non solo. Molti hanno l'immaginetta di Padre Pio come se dovesse essere, non so quale, concedere quale grazia. A Napoli è diffuso il culto di San Gennaro, invece, anche se anche là Padre Pio sta soppiantando. Quindi, quello che voglio dire è, voi che avete il culto di tutti questi, di queste statue, questi santi, Padre Pio, San Gennaro, dovete tenere conto che costoro, anche se erano bravissime persone, se hanno fatto del bene, erano solo persone, non possono fare i miracoli. L'unico che può fare i miracoli è il Signore Gesù. Quindi, abbandonate questi culti pagani. Ricordate, se volete, i santi come brave persone, come persone da seguire, come esempio, ma il fatto di pregarli, di portare offerte ai santi è di per sé un atto pagano. Ricorda gli atti che praticavano gli antichi greci e romani quando chiedevano le grazie agli dei romani. Quindi, anche per i cattolici, se vi inginocchiate davanti alle statue dei santi, state commettendo un peccato. L'unico davanti a cui vi dovete inginocchiare e che dovete pregare è il Signore Gesù. Le statue dei santi di per sé rappresentano una idolatria. Significa pregare qualcuno che, per quanto si sia comportato bene nella vita, era un uomo come noi, era una donna come noi. Quindi, Gesù invece era uomo e Dio allo stesso tempo. Quindi fate attenzione, l'idolatria è condannata in Genesi, è condannata nel Nuovo Testamento. In Genesi è chiaro, non avrei altro Dio all'infuori di me. Noi sappiamo che al Signore Gesù, come ha detto nel Vangelo, ogni potere è stato dato in cielo e sulla terra. Quindi Gesù è di sostanza simile a Dio. È giusto adorare Gesù perché Gesù è simile a Dio, ma non si possono adorare i santi. Questa è pura idolatria. Con questo è tutto, vi saluto.